A commentare l'ennesima vittoria del Benevento, una vittoria sofferta come giusto che sia contro una buona squadra contro lo Spezia, però alla fine insomma, questo Benevento è riuscito ancora una volta a portare tre punti importanti a casa e ad avvicinarsi sempre più a quel sogno. Sì, credo che sia la cosa più importante alla fine, tre punti. A volte, insomma, è da luglio che stiamo spingendo veramente tanto, quindi qualche partita ci può stare che magari abbiamo un calo. Non credo che oggi ci sia stato un calo, ma insomma incontriamo una squadra che veniva da 13 risultati positivi e che era assolutamente in forma. Siamo andati in svantaggio, però credo che oggi si è visto il vero gruppo e insomma abbiamo portato a casa questa vittoria. Senti Luca, volendo analizzare un po' la gara, ecco, all'inizio avete avuto un po' di difficoltà, cosa in particolare secondo te? No, non è una questione di difficoltà, è una questione che, come ho detto, noi stiamo tenendo un ritmo, penso, fuori dal comune, quindi ci può stare che qualche partita magari possiamo iniziarla un po' così. Credo che il problema è che ci siamo abituati un po' troppo bene a questo Benevento, quindi magari quando affrontiamo una partita magari un po' così così e ormai ci poniamo delle domande, però io credo che insomma oggi, al di là del primo tempo che ci può stare, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra insomma superiore. Senti, possiamo definire oggi questa vittoria la vittoria del gruppo, perché proprio prima abbiamo visto in Prota intervistato, ecco, proprio dalla panchina è arrivata quella forza in più insomma, che vi ha permesso poi di portare a casa i tre punti. Sì, è vero. La forza del gruppo non si discute, ci sono state tantissime partite in cui sono subentrati i giocatori e ci hanno fatto vincere la partita, oggi è stata una di quelle. Riccardo ogni volta che entra cambia la partita perché ha un passo superiore agli altri, oggi ci ha dato una mano e insomma sono contento per lui e per la squadra. Oggi per te un bel duello con Zola, insomma, anche spigoloso delle volte? Sì, sapevamo che avevano questi attaccanti forti, insomma per la B hanno degli attaccanti veramente forti, poi è entrato Galabinov che è uno, insomma, un altro giocatore di stazza, sapevamo che ci stavano i duelli, ce li siamo giocati e insomma è andata bene, dai. Alla fine vi abbiamo visto forse festeggiare un po' più del solito sotto la curva, insomma sentite anche voi probabilmente che questo traguardo si sta avvicinando sempre più? Ma più che altro perché per la difficoltà della partita, più che altro perché siamo andati in svantaggio e a fine primo tempo eravamo 1-0 per loro, quindi una vittoria che pesa. Sicuramente le partite diminuiscono e i punti aumentano, quindi ci stiamo avvicinando, ma insomma adesso tra tre giorni rigiochiamo ancora e c'è tempo di pensare al Perugia. L'ultima battuta come sempre la facciamo sul pubblico, anche oggi ecco, nel momento un po' di difficoltà vi è stato vicino. Quello sicuramente, insomma i 10.000 che vengono sempre allo stadio ci danno quella marcia in più. Sono un po' deluso un po' dal popolo beneventano perché mi aspetterei un po' lo stadio un po' più pieno, perché insomma credo che questa società stia facendo qualcosa di incredibile partendo dai giocatori ma soprattutto per il presidente che sta regalando una gioia a questa città. Quindi mi aspetterei solo nelle prossime partite magari un po' più pubblico, ecco. Prendiamo questo tuo invito e lo giriamo al popolo giallorosso, grazie. Grazie a voi. Grazie.